Erotici, lo sport, titolo a 9 colonne, arbitro assediato dai tifosi inferociti, la Procaccolese ha battuto fuori casa il Cornedo. Chi ha buttato fuori casa il Cornuto? Sciocchina, il Cornedo è una squadra di calcio, tra uno spareggio. Certo che quando gli asparagi si incazzano è dura. Neanche sui tamburini non è annunciato il nostro spettacolo. Ma per forza. Il gestore del teatro non ha rinnovato l'abbonamento ai giornali. Dice che non ne valeva la pena. L'ho sentito io. Chi mi ha fregato il latte detergente? Oddio, io che mi credevo che era yogurt. E mi pare male? Non ti preoccupare. Quello che non strozza ingrassa. Chi è? Adesso mi dici come faccio. Se non sottolineo la palpebra, lo sguardo non buca. Non cattura. Grazie, idiota. I critici? No, voi. Ma come si fa a perdersi in discorsi così futili? Ma pensate piuttosto a penetrare nel personaggio, sì, nella psiche del personaggio. Certe cose il pubblico le sente, le fiuta come un animale. Maestro, io sviscero, penetro, affino, mostro, ma non so a chi. Qui non viene mai nessuno. Ieri a Sgurgola c'erano 3 persone. E forse ignorati dalla stampa. Ma sarà stato per quello. Comunque, una di quelle era la maschera, che a un certo punto si è addormentata. Me ne sono accorta perché non fiutava come un animale, ma russava come un porco. Come, così? No! Ah! Evidentemente non avevi mostrato abbastanza. Chi è? Il padrone del teatro non vuole. Sono io. Si fa presto a dire sono io. Io chi voglio sapere? Di questi tempi non ci si può mai fidare. Permesso? Grazie. Grazie. Volevo complimentarmi con voi. Bravi. Ho visto lo spettacolo ieri. Bravi. Ne sono rimasto affascinato. Bravi. Beh, come fate a mandare a mente tutte quelle parole? Toi, Conte. Bravi, bravi. Cosa vuole, sa? L'abitudine, l'esercizio. Gli attori sono fatti così e sono diversi dai comuni mortali. Non avevo capito subito, sa. Brava,
E me lo lasci dire. Bella! No, dicevo, bella messa in scena, che dramma! Veramente era un vaudeville con musiche, ma evidentemente noi abbiamo fatto una rappresentazione drammatica, a volte angosciante, spesso straziante. Comunque siete stati bravi, e allora mi sono detto, perché non conoscerli meglio? Sapete, in provincia non è sempre facile stare a tu per tu con personaggi del rutilante mondo. Delle due l'una, o quello lì ci sta prendendo per il culo, o quello che ha mostrato ha fatto effetto. Ma prego, si accomodi, non rimanga così in piedi. Vi deve essere caduta. Ma cosa vuoi, cade di tutto, questi sono teatri vecchi, sa. Nei nostri bei teatri, vero, si restaura di tutto, sì, appunto. Però ci dice che non ci sono soldi per la cultura. Il ministero ha pochi soldi, appunto, e li dà a tutti, dimenticando i veri artisti. Oh, anche i sottoguitti piangono. Il fatto è che manca una drammaturgia attuale. Autori capaci di intrigare lo spettatore. Lo spettacolo! Ecco la trappola nella quale farò cadere la coscienza del re Amleto. Per gli incompetenti? Non cada nella sua di trappola. Fa finta di essere un intellettuale, ma non lo è affatto. Le donne, lei in particolare, credono e si battono. Sì? Solo per quello che fa più loro conto. Seguono la fame, il successo, che alle volte però può anche passare attraverso una porta dalla quale magari compare uno sconosciuto, che però magari può essere qualcuno che sa spingere bene. È l'invidia che ti fa parlare? O cosa? Finitela, voi due date una sedia al signore. Tu tieni la spazzola, stai più attenta la prossima volta. Sa, mi dispiace, ma possiamo concederle poco tempo, sa, stiamo provando. Cosa vuole? Questa è... la vita dell'attore, si viaggia, si gira, si recita. Mai un momento in cui si possa restare soli con se stessi a pensare, a meditare. Scarica montagne, comici vaganti, ultimi zingari, altro che artisti. Sa una cosa, io credo che fosse giusto seppellire gli attori in terra sconsacrata, perché loro, gli attori, sono lontani anche quando credono di parlare al cuore di tutti. Parlano avvolti in un bozzolo di luce, rivolti verso il buio, imponendo a chi li ascolta un angolo di visuale diverso, innaturale. Oggi la nostra generosa collega parla proprio per la quale. Peccato quel fastidioso Pirignano. Ma dice il vero. Gli attori interpretano la realtà in una sorta di quarta dimensione. Ed è questo che io trovo meraviglioso. Ecco perché avevo piacere di conoscervi. Ho capito subito che voi eravate fatti di altra pasta. Qui da noi vengono compagnie teatrali, debuttano e stanno sì e no un giorno, poi se ne vanno. Voi invece siete rimasti. Gli spettacoli degli altri, si intende, sono belli, non dico di no, ma gli attori sono così pretenziosi, scostanti, e le attrici così anzi, a proposito, mi sono permesso. E sono fresche, sapete? Mozzarelli! Oh! Finita! E tocca a te! Ma proprio adesso! Vai, vai! Maestro, ho appena parlato alla cassiera del teatro. Mi ha detto che stasera avremo un numero di spettatori raddoppiato. Che è successo? Sono sei! No, non sono loro che sono sei! Sei tu che sei un cretino! Sparisci, vai. Sì, sono io, Margherita. Chi vi ha detto il mio nome? Ah, ho capito. Avete sentito quelle ragazze che mi chiamavano? No, non vado con loro. Devo rimanere qui. Chi? Quello. Oh no, non è il mio fidanzato. Lui vorrebbe, ma lui proprio no. Parla, 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 ma non parla a me. Intende una sola cosa. Ormai non ci credo più.
Ho quasi 20 anni, sapete? Però mi piace fidanzarmi spesso, tutte le settimane in pratica. Si può dire che sono sempre fidanzata, mai con lo stesso, ma sempre fidanzata. Com'è possibile, voi dite? Ah, non si può? La vostra amava solo voi? Si vede che era una donna che aveva tempo da perdere. Amava come, quando e chi voleva. A me non è permesso. Devo lavorare. Come vedete, vendo fiori. Ai passanti, alle coppiette che vengono qui al Pincio ad amarsi. Felici e liberi! Possono fare lavoro tutte le sere. Io invece devo trovare il tempo solo durante la settimana, quando i ragazzi della mia età sono occupati. E poi adesso la patria li ha fatti fidanzare con la guerra. Ecco perché devo avere tanti innamorati, devo averne una scorta che mi consenta di godere intensamente, rapidamente, la stessa quantità di amore che le altre hanno durante la settimana. È il destino di chi non ha avuto il tempo di essere bambina. Vendo fiori al Pincio da quando avevo 10 anni. La mia infanzia l'ho passata su questa balconata. All'imbrunire, prima che il piazzale si riempia di amanti, vedo bambine che tenendosi per mano cantano, giocano, si rincorrono. Guardate a vista da chi si prende cura di loro. Le guardo con invidia e penso, quando finirà la guerra mi sposerò. Sì, sì, avrò una figlia bellissima e con lei vorrò finalmente sentirmi bambina. Farò il giro tondo fino a farmi male, fino a fare invidia alle stelle. La povertà mi ha rubato l'infanzia. La guerra mi ruba i sogni di adolescente. Ecco, ecco perché devo mordere la vita. Mia madre? Oh no, con me non ci giocava. Diceva, sei grande, devi badare ai tuoi fratelli. Devi. Quando c'è bisogno di pane, bisogna crescere in fretta. Che giornata. Non si rimedia una lira per Roma, ma che se spendono le lire. Quante macchine venivano la sera, quanta gente affacciata a stare in ghiera, quanta folla de maschiette e de gaga, quante radio nelle macchine a suonare. Non scendevano le coppie innamorate, se ne stavano abbracciate a pomiciare. Il barista gli portava la guantiera con la birra e col caffè che allora c'era. Ogni topolino mi pareva un signore, ogni mazzolino rimediavo lire tre, ci scagliavo spesso specialmente coi tassi e con le macchine CD, sempre attento al bizzardone che a cavallo era imponente come un re. Ed ogni sera mi pareva una stellata bomboniera, ma la gente della meglio società resta a casa e gioca al bridge e al baccarat. E quell'uomo che puntava per canocchiale, poveraccio pur lui, mo sai che fa? Non potendo a rimediare col firmamento, resta a casa e s'accarezza lo strumento. Che luna c'è stasera, vedere il mondo che si affaccia a stare in ghiera, da San Pietro all'antre cupole laggiù,
fino al mare, lì lontano, sempre più. Che me importa sì quassù non c'è nessuno, che me importa sì non trovo da scagliar. Posti fiori li regalo a Roma bella, che li porti ad un soldato. Ma voglio invecchiare con calma, perdermi per ritrovarmi. Per questo non voglio fidanzarmi, ma solo fare l'amore. Addio, signore! Ma di che cosa, cara? Sei andata benissimo, hai cantato da par tuo. Vabbè, è stata un'emozione. No, parlo del suggeritore. Quando vuole aiutarmi a salire la scaletta, deve capire che il punto vita è questo, e non questo o questo! È vero, ma almeno ci pulisce le mani. Vedi, per capire se la mozzarella è buona, fresca, la devi spremere così, e deve scendere una goccia di latte, ecco, così. Così si scioglie in bocca. Maestro, quando fai Spettri non devi fare i provini per la parte di Oswald, perché il celebre l'eso ce l'abbiamo già, bello e pronto! E con un grazie al cielo, non c'è la spazio, la portata del... Ci scusi se ha la cosa vuole, sono giovani e prendono fuoco facilmente. Piano. Basta! E tu non essere geloso, che vedrai sì che il collega dopo aiuterà anche te. Però quello c'ha le mani più grosse delle mie. Per capire se la mozzarella è buona, fresca, avverti in bocca il sapore delle erbe di cui si è nutrita la bufala. Perché sono di bufala, vero? Come no? E si sente ancora l'odore dell'erba medica che cresce in abbondanza da queste parti. Se vuoi goder la vita, vieni qua giù in campagna. È tutta un'altra cosa, vedi il mondo ordinosa. Quell'aria deliziosa non è l'aria della città. Veramente io le ho comprate da un ambulante che passa di qui ogni tanto. Come le compagnie teatrali. Non è questo il paese dove ci si può trattenere. Scusi una curiosità, signore, ma mi sembra che lei stia leggendo il giornale al contrario. Poi lo sfoglia da destra verso sinistra. Cosa vuole? L'artista è stravagante. No, perché non so leggere. Ma come? A dire il vero, non è proprio che io non sappia leggere. Io non voglio leggere quello che gli altri scrivono. La mia è una scelta. Trovo che il combinare le consonanti con le vocali non corrisponda ad alcun significato. Se è per questo anch'io non comprendo quando gli altri parlano. Vede, per esempio, quel signore laggiù. Ebbene, prima mi si è parato davanti e intenzionalmente si rivelava, si agitava, ma io non ho capito nulla. Quale? Quello lì, quello con... Sembra un turista che cerca una strada. Io credevo volesse chiedermi le mozzarelline. Ma quali mozzarelline? Ma non lo vede che è un mimo? Pensa a te, gli pareva un turista che si era perso. E si vede che non conosce le strade. Ogni strada desta città, specie sotto la luna. Per il gusto de fame a danna, me ricorda qualcuna. Me ricordo che arpincio Dorina dagli occhi turchesi. Mi giurò eterno amore e la cosa durò un par di mesi. Via Margutta, 38C. Ho baciato Fiorenza e poi una sera dovetti partire, mi finì la licenza. Marilu s'affacciava un barcone al quartiere Salario, era assai innamorata di me ma sposò un antiquario. Beh, stai su quei cose.
c'era un chiosco che più non c'è, verso Porta Maggiore. Lago Giulia, via, vuoi il caffè, dopo fatto l'amore. Annabella abitava al Versito in un re de chaussée e metteva le corna al marito, ma solo con me. Beh, solo con me, basta credeci. Caterina stava più in là, a via Quattro Fontane, e sfamamme rubava al papà i bollini del pane. San Lorenzo me parla di Elisa e del suo appuntamento. L'aspettai e lei invece restò sotto al bombardamento. Eh sì, perché la vita è fatta anche di questo. E in quel momento c'era la guerra. E siccome io non sono molto portato per fare guerriero, come si dice? I get myself, me soldato. Dice, ma perché ci avevi paura? Sì, e questo è il bello, perché se tutti ci avessero paura, la guerra non la farebbe più nessuno. Sara stava a Cinecittà, in un bar latteria. La Gestapo la venne a pia perché era giudia. Margherita faceva la crema al teatro De Scalchi e durante le prove con lei me inguattavo nei palchi. Beh, certo che Roma è una città unica. Io tante volte mi domando come fanno a campare quei poveracci che non vivono a Roma. Dice, ma è diventata una città invivibile. Tutti se ne vanno a nà, ma restano tutti qua. È il fascino della città eterna. Io per esempio sto a Roma da quando sono nato, no? E ci ho avuto la fortuna di restare ragazzo a lungo. Per cui mi sono innamorato un sacco di volte. Ma poi quando vai a Strigne, ti accorgi che gli amori sono come le malattie. Te ricordi solo quella più importante. Ogni strada desta città me ricorda qualcuno, ma la strada la devo scansare, specie sotto la luna, che se passo per viale Trastevere, viale del re, me ne moro, Marini, me ricordo soltanto di te, soltanto di te. E lei comprende il linguaggio dei mini? È un'arte antica, sa? Cosa vuole? Col mestiere che faccio devo conoscere il linguaggio del corpo. Il significato della postura. Ha presente Arlecchino? Quando fa così, parla con gli altri. E quando mette le mani così, parla a se stesso. Anche il modo di vestire ha un suo linguaggio. Guardi per esempio la nostra prima attrice. Guardi come porta la camicetta. Aperta, generosamente sul décolleté. Che significa, secondo lei? Veramente non saprei. Chiediamolo all'interessata. Ma come? Uno che frequenta le ballerine dell'Ode Scalchi fa finta di non capire, non vede. È semplice, è un segno di apertura alla vita. Vuole essere invitante, come una pietanza succulenta, come un piatto preparato da un grande chef. Sembra dire mangiami, mangiami, così invitante, ma inconcludente. Invidiosa. Allora, conosce le lingue? No, e non le voglio conoscere, non mi interessa quello che dice il mio prossimo. E perché adesso sta parlando con me? Io? Non ne vedo altri. Ebbene sì, sto parlando con lei, ma non me ne può fregare di meno. Solo che non volevo essere scortese. In fondo, c'è qualcosa in lei che non mi convince. Fa di tutto per sembrare solo.
È suo quel cane? Mi segue da stamattina e non so neanche perché. È uno dei cani di questa compagnia, il migliore, guardi come scodinzola. Invece lui ispira fiducia ai cani. No, cioè, volevo dire, una persona apparentemente schietta, leale. Una persona con la quale si può parlare di tutto e di niente. In definitiva è un ottimo conversatore. È una di quelle persone che si vorrebbero trovare in treno sedute davanti a noi sulla tratta Bolzano-Palermo. E che ti fa apprezzare quelle stazioncine sperdute dove puoi scendere ed attendere il treno successivo. Il suo cinismo mi affascina. Posso fare qualcosa per lei? Certo, una cosa la può far subito, si tolga dalla luce. Questo non mi fa sentire Diogene, ma neppure lei, Alessandro Magno. Tuttavia, meglio che guardare la gente. Perché la vita della gente normale, la gente che affronta le cose in modo serio, mi annoia profondamente. Anzi, a dirla tutta mi fa proprio incazzare. E allora cambiamo discorso. Ah, cioè, per questo dobbiamo cambiare anche il interlocutore. Pensi che tra un po' tocca a me. È il mio turno. Non vuole augurarmi in bocca al lupo? Con piacere, in bocca al lupo. E non basta, deve toccarmi. Qui, coraggio, mi tasti il culo. Pensi che tra un attimo tocca anche la nostra cara collega. Anche lei dovrà ripetere il suo pezzo, quindi si alleni. È morto partigiano, a 18 anni, fucilato nel nord, sul manco d'oro. Perciò non l'ho mai visto. So com'era per quello che mia madre mi diceva. Giocava nella Roma primavera. Mo, l'altra notte, mentre che dormivo, sarà stato 2-3 notti fa, mi è parso di svegliarmi all'improvviso e di vedermi. Come fosse vero. Sulla faccia c'aveva un gran sorriso che spandeva una luce come un cielo. Ammazza come dormi, ha strillato. Era proprio lui, so sicuro, lo stesso della foto che mia madre teneva sul comodo e non par di fronte le insecchite di Parma Benedetta. Un ragazzino che ride in camiciola col fazzoletto rosso sulla gola. E poiché io sognavo i sogni miei, per la sorpresa ho chiesto: ma chi sei? Sono tuo padre. Ha detto lui ritengo. Forse che ti vergogni alla tua età di chiamarmi col nome di papà. Papà, ti chiamo come detto. Mi fa ridere di dirti al naturale. Scusami tanto se mi vado a letto. Che vuoi sapere? Non me la passo. Non so un signore, ma un po' mi ci avvicino. In 2 anni davanti c'ho una vita. Ancora non è finita la partita. Lo sai, da quando mamma si è sposata con mio padre, che invece è mio padrino, credo 7 anni dopo la tua morte. E qui l'ho visto che stringeva gli occhi, come quando c'hai il sole troppo forte. Scusa tanto, credevo lo sapessi, ma lui, ridendo, senza farci caso, mi ha risposto spavaldo, spensierato, ma che ne so io di quello che è successo? Io sono rimasto come collassato quando giocavo a calcio. E mica mi stancavo, giocavo con tua madre e la abbracciavo, giocavo con la vita. E non volevo. Quei fascisti però non ci giocavo. Io sparavo. Poi mi ha toccato le piedi dentro al letto che mi ha fatto venire quasi in infarto. E ha fatto un gesto come di: sei alto. Senti, mi dice, mo che sei cresciuto, se non t'offendi, prima di andare via, mi sai di che ne è stato della vita che ti ho dato giocando con mia? Voglio sapere, sto mondo l'hai cambiato, sto gran paese l'avete trasformato, l'uomo nuovo, è nato o non è nato, in qualche modo ci avete indicato. E rideva, con gli occhi, con i capelli, sembrava quasi lo facesse apposta. Mi sfondeva, capite il puzzone? Rideva e aspettava la risposta.
Ma a mo' che vuoi da me con tutte queste domande? Mo' perché sei mio padre, t'approfitti. Tu me la rispettare. Io sono più grande. Vabbè che mo' a campi di diritti perché sei partigiano, fucilato. Ma se mi fai svegliare, io poi da rispondo. Basta solo che ne più fiato. Certo che la vita è migliorata. Avevo fatto pure l'avanzata, travolgente! C'era scritto sui giornali. Meglio così. Le fa. Si vede che è servito. Vedi, quando che mi hanno fucilato, io non ho svelato le frasi dell'eroe. Io pensavo a voi. E sullo stesso campo avreste certo vinto la partita, pure che io perdevo il primo tempo. No, un momento, papà. Ti spiego meglio, non è che noi avevamo già risorto nella misura in cui ci sta il risvolto. Allora, quel ragazzo di mio padre che stava a pettinarsi allo specchio, si rivolta, mi fissa e mi domanda. Insomma, il popolo comanda! Qui sono zompato sul letto, quella mano mi teneva la mutanda, quell'altra cercava di afferrarlo e... Per un motivo. Allora ti ho parlato. Sì, perché mi ha preso come una malinconia, non volevo che andasse via senza sapere bene. Come sta? Sei ragazzo, papà. E come ti spiego, non puoi capire com'è che cambia il mondo, ci vuole tempo. Il tempo se li mangia. I sogni nostri. Io, sai che faccio? Aspetto. Tutto quello che viene, io l'accetto. Siamo contenti se la Roma segna, se i compagni sono tanti, i soldi pochi, non c'è più tempo per i giochi. Sempre quelli ti strappino le penne. Tu non puoi capire. Sei minorenne, ma sei vivo da uno 30 anni. Meglio che torni da dove sei venuto, perché quelli che ti hanno fucilato, proprio quelli, qui te fanno morire, tutti i giorni. Lascia perdere, papà, non è aria. Siamo cresciuti, non siamo più bambini. Torna a giocare con gli altri ragazzini che hanno fatto come hai fatto. Noi siamo seri? Non giochiamo più. A sto punto mi padre si è stufato. Ha fatto le spallucce per saluto. Si è rimesso un saccoccio alla sua gloria e portate le spalle. Se n'è nato ripetendo nel vento la sua storia. Ma che ne so di quello che è successo? Io sono rimasto come bollassato. Quando giocavo al calcio e mica mi stancavo, giocavo con tua madre e l'abbracciavo, giocavo con la vita e non volevo. Coi fascisti però già giocavo. Io sparavo. Ha voglia di parlare, chi la obbliga? Sì, lo so, nessuno mi obbliga, ma ne sento il bisogno. Noi no, i suoi bisogni li vado a fare altrove, anche perché la prova deve continuare. Stasera voglio deludere il mio pubblico, voglio deludere tutti quegli occhi che saranno puntati su di me. Occhi di donna, I suppose, l'ho immaginato, con quell'aria un po' così. Con il suo modo di fare, l'artista è un piacione, dobbiamo riconoscerlo. Bene, sa, anch'io, non voglio deluderla, sto aspettando una donna. No, io che credevo che stessi aspettando l'autobus. Ma qui non c'è la fermata. Appunto, non c'è la fermata, non ci si può fermare. La famiglia volerebbe! Fermo! La giacca! Okay.
vita nacque su per giù così. Nacque non lì la cucaraccia, da una bimba ricciariccia, che seduta sulla roccia si mangiava la focaccia. Soli, soli, faccia a faccia, io con quella mi bimba nel parlar di cucaraccia, ecco quando mi capito. Mia bella faccia, ti guardi in faccia, io ti dispaccia di quel pezzo di focaccia, ma lei mi aggancia, tu ci compiaccia, se un bel sorriso non ti abbassa la tua faccia. Mia bella faccia, con la tua faccia e un cantacaccia di verrà tra le tue braccia, se ne ti sfaccia e vedi di faccia. La cucaraccia che cos'è? Non vi dico l'emozione che mi fece la canzone quando lei con gran passione mi mostrò l'esposizione. A discendere l'invita una razza di granita, lei mi disse dai ho malita, ma per lei discenderò. La bimba riccia allegra e spiccia, la mia cosa piano piano si provincia, sarò quella ciccia, la mia si affriccia e prendo fuoco quasi come fosse miccia. Il suo paciccio mi chiama ciccia, perché chi vuole caro mio non è da spiccia, mia bella riccia, questo mi spiccia. Ma devo dirti solo ciccia, bella belloccia, provo una doccia, cercando chi ti avevo vuota la saccoccia. Questa mi spaccia, lei ti abbraccia, senza quattrini le voleva far di spaccia. Su questa roccia, nessuna goccia, si può portare un'altra goccia senza goccia. Mia bella riccia, vattene a cuccia, falla a pigliare in cucaraccia. La bimba riccia, ancora su quella roccia, attende in vano mangiando la focaccia, chi porti fino a lei moneta spiccia. Povera ciccia. M'ha dato i brividi! La presa per il culo continua! Non è proprio così. Ma adesso finiamola di giocare. Io sono un giornalista. Mi chiamo Dario Valenti e ho bisogno di parlare con lei. No, no, non si affretti a dirmi il suo nome. Lo conosco già. No, un giornalista che sa leggere i nomi in locandina. È proprio vero, il mondo sta cambiando. Non si erano mai sentite cose del genere? Il fatto è che poi, quando li devono scrivere, che sbagliano. Vede, io sono a sua disposizione. Mi dica, sa, possiamo concederle poco tempo, perché, cosa vuole, stiamo provando. Il tempo fugge via veloce. Allora. Bene, 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 bene. Bene. Sto conducendo un'inchiesta. Mamma! Quale originalità per un giornalista? No, volevo dire, per un giornalista sensibile, sì, va a teatro. Come no, lo vedete tutti. E non viene mica qui per parlare dello spettacolo, magari per dire che lo ha trovato brutto, o che forse non lo ha capito. Un mio amico dice sempre, sarà che non capisco niente, però a me è piaciuto tanto. È una persona saggia. Comunque voi mi fate torto, perché non credo abbia senso parlare di uno spettacolo. Lo spettacolo, lo dice l'Etimo stesso, è cosa che si deve vedere. Scusi, chi lo dice? L'Etimo, l'origine della parola. Ah, ciò so. Tant'è che quando una cosa è bella si dice che spettacolo. A me interessa invece sapere come la pensa gente come voi, gente che vive una realtà finta. I personaggi che voi interpretate, personaggi negativi secondo un comune modo di vedere che so... prostitute e assassini vengono nobilitati dal fatto scenico perché sono finti, dichiaratamente finti.
Tra gli esseri umani invece si annida gente malvagia ed assassina, gente dichiaratamente vera, che però si finge diversa. Ecco perché mi interessa il vostro punto di vista. Oh, ha fatto più danni Pirandello che la bomba atomica. Bene, bene. Procediamo. Mi chieda le mie impressioni, mi chieda di parlare della vita, della guerra, ecco. O meglio, no, dell'amore, del tarlo della gelosia. Ah, vede, la mia opinione è talmente inutile che io credo che interesserà un gran numero di persone. Spirito polemico, eh? Ma lei ha colto nel segno, perché tutto sommato la notizia banale libera il lettore da un sacco di responsabilità. Non evoca, fa sognare. E perché no? Si può sempre sognare di vincere, che so, dei milioni, perché il Sorcoso ne ha vinti comprando con solo biglietto della lotteria. Oppure che quella gran gnocca dell'interno 5, che si crede più bella della nipotina del parroco, l'anno prossimo non si presenterà al concorso di Miss Fatta la Pesca, povera illusa. E le pare poco? È triste riconoscerlo, ma è così. Ormai la normalità fa notizia. Ti fa credere che puoi diventare qualcuno anche se sei nato a Zagarolo, a Pescorocchiano, sì, a Segrate. Eviti l'invidia, la gelosia. Ah, la gelosia! Contrariamente a quanto tutti pensano, la gelosia non è una questione di corda, è soprattutto una questione economica. Mi sento. Dal di che nozze tribunali ed are, fierano male belve d'esser pietose di se stesse ed altrui, eccetera, eccetera, eccetera. Così si esprimeva il poeta, per significare che all'inizio dell'umanità, quando si era tutti, sì, tutti un po' più civili, no? Quando si poteva ancora dormire con la porta aperta, quando l'unico problema del nostro progenitore era quello di mangiare, a nessuno venne in mente di concepire un contratto per unire due esseri di sesso diverso. E dopo però è arrivato Prometeo che ha portato il fuoco. Ah, che bello, finalmente! Non si rendevano conto, poverini, della fregatura che stavano per prendere. Giove fece bene a punirlo. Eh sì, perché Prometeo si doveva fare gli affari suoi, ma tant'è. Tutti sanno quanto fosse difficile accendere un fuoco, ma soprattutto mantenerlo vivo. E allora che cosa ti fa il primitivo? Pensò, qui bisogna che qualcuno rimanga nella caverna, nella grotta, sotto un albero, affinché il fuoco non si spenga. Però bisogna pure trovare qualcun altro che vada a cercare cosa mettere sul fuoco. Quindi? Io vado qua, tu rimani qui, vicino a poco. Ma nulla fa spegnere, eh? Attento a tenere. Ed ecco i ruoli nell'ambito della grotta. Hanno indotto il maschio primitivo cacciatore e la femmina primitiva grottalinga ad unirsi. E poi la successiva civiltà ci ha creato sopra per farsene una ragione. Tutti quei bei... quelle belle storie d'amore, di passione, di tradimenti. Diumà, padre! Mi resisteva? L'ho uccisa. Uno pensa, beh... avrà voluto sottrarsi alle sue brame. Tutte fesserie! Non voleva cucinare! La verità è che ancora oggi lui o lei hanno paura della gelosia perché temono di perdere o il cacciatore o la guardiana del focolare. Altro che amore! Invece, tutti parlano della gelosia per la paura, appunto, di perdere la coppia, è vero? Quando... nella coppia ormai l'amore non c'è più. Ho paura che tu mi lasci. Vale soltanto in un caso. Quando lo dice la trapezista che volteggia nell'aria attaccata alle braccia della mano. Voi per me siete una continua sorpresa. Reich, Wilhelm Reich. Ciò lo so. Si rivolta nella tomba. Principi di rivoluzione sessuale in bocca a persone che su quattro assi di legno irretiscono le masse... parlando di passioni. Effimere illusioni, mio caro. Illusioni che alimentano il desiderio dell'uomo di conoscere le cose che ha intorno, di avere certezze. A chi lo dite? Io solo sa se abbiamo bisogno di certezze. Guardate me, per esempio. Chi sono? Dove vado? Perché? Ancora me lo sto domandando. Vuoi una risposta? Meglio di no. La questione però non è stupida. Chi siamo?
dove vogliamo andare, dipende da noi poi, tutto può accadere. Nei romanzi, forse. Ma le cose accadute, o che ancora accadono, noi non impariamo dai libri o dai giornali. Lì c'è una visione falsa, distorta della realtà. E questo non perché la storia ce la narrano i sopravvissuti o i vincitori, o perché lo stesso fatto può essere visto da ottiche diverse, ma perché le cose riferite, narrate, fotografate, per obiettive che vogliano essere, come si dice, non hanno vita, non hanno anima, insomma, non hanno odore. Al più le cose hanno l'odore che noi vogliamo. Geniale. Allora, la mia domanda è, signor Luciano, Luciano, come dicono i giornali, è nome di fantasia, mi parli dell'odore dei suoi ricordi. Io mi chiamo Luciano, non è il mio nome, ma mi piace. Ai tempi della commedia dell'arte, il macchinario per dar luce si chiamava Argante. Poi Giambattista, chi? Molière! Che ce lo sai? Chiamò Argante il personaggio generalmente femminile che per la sua saggezza illuminava il personaggio in difficoltà. Luciano è la luce dell'ano! Ecco, di questa battuta per noi mi dispiace, guarda, io ti caccio, io ti protesto, tu non sei degno nemmeno di stare nei camerini di un teatro, ma come vedi che sto a farmi scontatello? Ci scusi, sai, ci scusi, ma cosa vuole, gli artisti sono fatti così, figuriamoci poi i suggeritori. Ah, la domanda, che cosa mi stava domandando? L'odore dei suoi ricordi. Ah, già, la domanda mi piace. Generalmente non si ricorda un odore, ma è l'odore che genera dei ricordi. Per esempio, il profumo di queste... No, di queste... Il profumo di... Il profumo di Pasciulì può riportare alla mente una dama di tanti anni fa della quale ci si sarebbe potuti innamorare. Follemente? È che Pasciulì... Sì, scusa. Quindi si può dire che il senso olfattivo può far rivivere una sensazione piacevole. Non crede che più spesso i nostri sensori olfattivi, il nostro naso, ci fanno credere di percepire un odore e che quindi non è l'odore che suscita il ricordo, ma il ricordo latente dentro di noi che viene risvegliato non appena si avverte l'effluvio? Io credo che è il soggetto che è predisposto a sentire un odore piuttosto che un altro. Io avverto un uomo vero a chilometri di distanza. E per chi non avesse odore, come farebbe la nostra cara fallofila? Io sarò pure fallofila, ma tu sei sul filo del falo, fai attenzione, capito? Chi non avesse odore è come se non esistesse. Non sempre. Il naso sa quali ricordi far emergere. Alcuni odori, fortunatamente, sono irripetibili. Pensi all'odore acre, nauseabondo, che avrà investito l'anonimo scopritore delle fosse antiche. O l'odore che avranno emanato i cadaveri di Piazzale Loreto. Perché i cadaveri puzzano tutti alla stessa maniera. In questo caso, un bel sole di fine aprile illuminava la scena. Corpi irrigiditi, in via di putrefazione, crivellati di colpi che si seccavano, che si sfacevano al sole. E tutto intorno gente festante. Se noi oggi guardassimo quelle fotografie, non credo che troveremo lo stesso odio, la stessa pietà, perché quelle foto non hanno odore, o perlomeno noi non abbiamo interesse a riviverle. Le donne rimanevano sedute lungo le scalinate, l'una accanto all'altra, come a godersi un qualche meraviglioso spettacolo, ridendo sguaiatamente, parlando a voce alta tra di loro. Fumavano e masticavano chewing gum, alcune piegate in avanti, i gomiti appoggiati sulle ginocchia, altre rovesciate all'indietro con le braccia puntate sullo schermo superiore, altre ancora lievemente piegate sotto un fianco. Dalle bocche uscivano suoni informi e tutte gridavano, scambiando voci con vecchie megere che, sporgendosi dai balconi e dalle finestre, scarmigliate,
laide, stentate, sporche, ridevano oscenamente, agitavano le braccia lanciando lanzi e insulti. Giungeva il rauco grido delle megere che dalle finestre reclamizzavano le proprie mercanzie. $5, $5, Joe, go! Seduta sulla soglia dei tuguri, altra gente guardava in silenzio, respirando l'aria fetida dei vicoli. Bambini coperti di cenci, vecchi bianchi e trasparenti come funghi di cantina. Donne dal ventre gonfio, ragazze pallide e scarne, dal seno sfiorito, dai fianchi magri. Tutti intorno uno sfavillare di occhi, un bagliore di denti, un gestire silenzioso che fendevano quella luce d'acqua sporca che è la luce dei vicoli di quella Napoli madida dell'acre sudore della fame. Ed ecco un carro nero, trainato da due cavalli, coperti di gualdrappe d'argento e impennacchiati. Era l'ora dei morti, l'ora in cui i carri della nettezza urbana, quei pochi scampati ai bombardamenti, continui e terribili di quegli anni, andavano di vicolo in vicolo a raccattare i morti, come prima andavano a raccattare le immondizie. Seppellire cristianamente un morto era un lusso riservato a pochi privilegiati. I cadaveri rimanevano nelle case 5, 6, 10, anche 15 giorni in attesa del carro delle immondizie. Cadaveri che lentamente si disfacevano sui letti, nella calda e fumosa luce dei ceri, ascoltando le voci dei familiari, il borbottio della caffettiera e della pentola dei fagioli sul fornello di carbone acceso in mezzo alla stanza, le grida dei bambini che giocavano seminudi sul pavimento e il gemito dei vecchi rannicchiati sui vasi nell'odore caldo e viscido degli escrementi, simile a quello che mandano i morti già sfatti. Così siamo noi che puzziamo di morte. Pensi all'odore ieri dei passi di Napoli e delle strade dove ancora oggi passa la guerra. Acido unico che sale sperlenari, direbbe il poeta. Odore di piscio, dico io, che ti investe, ti assorbe, si infila nei vestiti e finisce col confondere l'odore esterno col tuo. Io t'ho incontrato a Napoli, bimba dagli occhio, t'ho promesso a Napoli e ti l'ho lasciato. Wow.
ma branca in lui credo, svanisce l'odore, rimane qualcosa. Non son la sua donna, lo caccio, è lui che io voglio, non voglio che si perda. Svanisce, mi sveglio, mi trovo in un mare, mi trovo in un mare di me. L'importante è che sono arrivata, no? E guardate che cosa vi ho portato. Mozzarelle. Vicino al teatro c'è un fornitissimo ambulante che vende cose genuine come fresche. È una buffa. E mangiate, no? È buffa. Beh, questo non lo so, però il venditore dice che... Sì, prima della guerra. Senti, se anche non vivi, guarda, non se ne accorgeva nessuno. Ecco, ha parlato. Questa è la riconoscenza, sì. L'ho salvato centinaia di volte da situazioni imbarazzanti. Racconta di quando quei brutti ceffi eravamo a Rita Transone e recitavamo. Beh, adesso non me lo ricordo. Insomma, gli avevano fregato le scarpe. È dovuto tornare in albergo con le scarpe tacco alto del nostro primo ballerino. Eri elegante, sai. Avevi un bellissimo completo di tweed sportivo. E sulla piazza del paese alcuni ragazzacci gli correvano dietro gridando «A bella!» E ti potevi mettere pure gli orecchini. Lei non faceva finta di niente. Poi è arrivato in albergo, mentre quelli ancora sghignazzavano, sbotta. Incompetenti! Gli orecchini con il tweed, un abito sportivo. Mai! E gli lancia la borsetta. Beh, lo volevano ammazzare. E così sono intervenuta io. E gli ho detto, e perché no, faresti tendenza? Beh, il giorno dopo il teatro era pieno. E chi è questo bel signore qua? Ah, è un giornalista, brava persona, distinto, parla bene. E si intende di mozzarelle, di odori. Non se ne incontrano spesso di persone così. E meno male. Come? No, cioè, volevo dire, meno male che domani è giorno di paga. Ho visto in centro un vaschetto che ti starebbe un amore. Senti, saresti così gentile di farmi finire l'intervista? Oh, vieni qua a parte? Come si fa? Sì, ne hai tu di cose da dire. Peccato che non capisce le domande. Parli con me se vuol sapere qualcosa di interessante. Lei adesso mi vede in questa compagnia di morti, di fama. Ma lo faccio per vantarmi, ho una certa popolarità, sa? Ho calcato ben altre scene. Beh, le dirò subito, il mio personaggio rimanda al senso della grande tragedia, il fato che accompagna l'uomo. Ma non faccia caso al costume, dice che è una scelta registica. Ma il fatto è che non c'ha una lira, non c'ha. Però con il significato, la semantica. Ma che ti stai inventando? Che stai a dire? Ma perché non pensi di passare la parte piuttosto? Guarda che con l'alterio non si scherza, eh? E poi ti impunti come l'altra sera. Ma un momento e sono in parte. Tu tieni i brutti. Quanta gente! Dove? Ma è la battuta iniziale! Lei non ci sei! Tu sei un cane e io ti caccio, va bene? Ha parlato Edoardo! Cioè, non corre lo spiritoso, e quando vedi che si impunta, tu intervieni, soffiando! Quanta gente! Quanta gente! Lo so! È una pausa interpretativa!
quanta gente! Oh, scusate! Sì, sì, scusate, cavalieri, scusate! Sì, sì, lo so! Questo non è il mio posto. Eh sì, io non sono un'attrice, sono un servo di scena. E scusate, eh? Sì, me l'avete detto almeno 100 volte. Il mio compito è quello di portare le ceste. Nella cesta ci sono cose importanti, delicate, preziose. Ci sono i costumi di scena e senza di questi il teatro non si può fare. Va bene, farò come dite voi, non succederà più, eh. Scusate, cavaliere. Arrivederci, cavaliere. Arrivederci. Finalmente se n'è andato. Dicono che sono cattivi quelli, e questo allora è peggio. In 40 anni di onorata carriera non mi era mai capitato di incontrare una carogna simile. E pensare che io sarei potuta diventare una grande attrice. Che cosa vuoi fare tu? Anzi, che cosa volete fare voi? Eh sì, perché a quel tempo ci si doveva dare del voi. L'attrice! Ma non vedete che non siete rappresentativa? Che non avete il fisico ariano? E poi non siete neanche iscritta al partito! E così, per rimanere vicina al teatro, per vivere, mi sono inventata questa attività. Sono portaceste! Beh, adesso a sentir dire così può sembrare una cosa speciale. No, è solo una parte da servo. Che fetore! Il sacro affror delle passioni. Gli attori, quanto sudano. Ecco il protagonista, tutto stretto nel suo costume. Essere o non essere, questo è il problema. E suda, poi arriva la Erte, che quando parla sputazza, tutto qui, sul giusto cuore. Ed ecco Ofelia, amore mio, lei pensa, e avvicina il viso al petto di lui, e rimane incagliata nell'umido della blusa, quello il cerone, fa mappa. E allora lei dice, non posso lasciarti, e per forza è rimasta incagliata. Il busto si è scucito. Ah, sì, va bene, vengo, ecco, prendete questo. Ma io poi non riesco a capire come si fa a scucire un busto. Tira, evidentemente. Però è un mistero, perché questi qui stanno sempre tutti a dieta. Quella porta la settima, anche se si dice che in teatro non ci sono che le quinte. Come sono spiritosa, mamma mia. Guarda, questo è quello che preferisco. Ah, il costume della signora delle camelie. Addosso a queste attricette moderne non fa figura. Oh, se lo potessi indossare io almeno una volta con questo fisichetto. Beh, adesso non si vede. Non sono tempi, non si mangia, ma si risparmia un sacco. Mi ricordo che una volta venne uno, che adesso non si può dire, ma era un po' più in alto del podestà, insomma tutto pieno di distintivi, in orbace, venne a vedere lo spettacolo. Erano tutti tirati. Che emozione! Lui, tronfio, impettito, prende posto nel palchetto centrale. Pareva un re. All'improvviso da lontano si sente il suono di una sirena. Era l'allarme dei bombardamenti. Si alza, autorevole, scende sul palcoscenico, attraversa il proscenio e... Calma, camerati, mantenete la calma. Disciplina, avviatevi verso i ricoveri. Brusio in sala. Qualcuno azzarda, oh, ma guarda un po' se per colpa di quello... Silenzio! Chi ha parlato? Questo è disfattismo. Mentre il nostro glorioso esercito difende i confini della patria, i cittadini devono graniticamente essere convinti che la vittoria è vicina. Il brusio aumenta.
A me è sembrato di sentire anche una pernacchia, però non ci posso giurare. La folla si accalcava verso le uscite. All'improvviso un silenzio. Irreale. Il cupo rombo degli aerei che si avvicinava faceva tremare i vetri delle finestre. Lungo la schiena un brivido e una sensazione metallica in bocca. La gente, apparentemente calma, si avviava verso le uscite di sicurezza e guardandosi attorno, cercando di sopravanzare qualcuno più debole. No, non credete, in quelle occasioni non ci sono eroi. La paura rende vigliacchi e se fai un gesto eroico è solo perché hai più paura degli altri. Io, che sto sempre dietro le quinte, salgo sul palcoscenico. La luce mi invade. Sento il calore del proiettore. In quell'istante non sentii più nulla se non il brusio della folla e mi sembrò di essere Antonio che sul corpo di Cesare pronuncia la sua orazione funebre. Romani, amici, cittadini, prestatemi orecchio! Avevo dimenticato il bombardamento, la guerra, tutto. Ferma sul palcoscenico e guardavo quel popolo ai miei piedi. Ero felice. Non avevo nulla da perdere. Non avevo paura per me, tanto una vita come quella che senso aveva. Ma mi guardavo intorno, affascinata da tutte quelle persone che come tanti chicchi di caffè venivano risucchiati dal liquido che presto le avrebbe stritolate, cercando di indovinare cosa fossero i loro pensieri in quel momento. Avranno avuto un istante per ripensare allo spettacolo. La folle vita di Margherita, il suo amore per Armando, e penso che cosa sarebbe accaduto se a morire fosse stato Armando. In quel momento l'occhio mi cade sull'importante personaggio che fino a qualche istante prima, spavaldo, con atteggiamento marziale, sedeva sul velluto rosa della sua poltrona e poi arringava la folla. Lo vedo impallidire, diventare terreo in volto. Le mani artigliavano il legno della quinta e un rivolo di bava bianca gli scorreva ai lati della bocca. Armando! Momento. La folla alle uscite era come bloccata. L'ingorgo pareva essersi intoppato. Mi avvicina quell'uomo. Per me ormai non era più l'importante personaggio, ma un essere come un altro, forse Armando Duval. Gli faccio cenno di muoversi. Scendete, scendete, svelto! Abbassa la testa, come se mi avesse ascoltato, come se mi volesse dire di avvicinarmi. Mi dirigo verso di lui, l'occhio fisso su di me, la pupilla dilatata. Eccomi, e sono qui! Un rumore, come di tessuto che si lacera, mentre gira impercettibilmente la testa verso di me e si accascia sul bracciolo della poltrona con le mani in avanti, come fosse un pianista alla fine del suo concerto. E lui, il suo concerto lo aveva finito per davvero. Armando! Un urlo, con voce portata, riempì la sala. La folla, attonita, non aveva occhi che per me. In quel momento io ero la scena. Cercai di trascinarlo via. Non potete, non dovete morire così. Il vostro posto non è qui, è in Provenza. Là c'è vostro padre che vi aspetta. E trascinandolo per la cintura dei pantaloni mi accorgo che un piede si è incagliato fra due assi e perde uno stivale. E mi accorgo che il suo corpo ha lasciato una striscia sul palcoscenico. Lo lascio cadere e percorro a ritroso lo stesso tragitto, cercando di capire cosa fosse quella lunga striscia. Io qua e lui là. Eravamo due punti di una retta di merda. Il poverino prima di morire se l'era fatta sotto. Aiutatemi! 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 Urlavo, piangevo. E
ai figli. Per loro non era cattivo. È morto pensando di morire per qualcosa in cui credeva. La folla, muta, seguiva con attenzione, tratteneva il fiato. Il rumore degli aerei ormai era ricordo di temporale lontano ed essi ormai non avevano più paura. Il mio dolore, sentito, vero, aveva sconfitto la loro paura. Allora si può avere un altro busto? Ah sì, vengo subito! Avete visto? Che cosa può fare un costume? Un attore più forte del bombardamento e anche più forte di tutta la contraerea! Eccolo, il costume è pronto. Questa sera la nostra bella e brava attrice farà il suo figurone. Sì, sì, lo so, io non sono neanche degna di toccarlo un costume. Scusate, cavaliere, scusate. Io sono ignorante, non so parlare. Non ho la sensibilità, ecco, io non sono un'attrice. Scusate, cavaliere, scusate, cavaliere, scusate. Visto che temperamento, mi fanno ridere queste quattro sciacquette smutandate che credono di saper fare le attrici solo perché hanno un bel sedere. L'arte, signore mio, non si inventa. Certe cose bisogna sentirle. Maestro, di che poi non si sa. Io la mia prova l'ho finita e anche questa volta non mi sono scordata di nulla. Beh, adesso devo andare, eh? Nessuno ti ha dato il permesso di lasciare la compagnia. Devi restare come tutti i terrestri. Devo dare dei ragguagli per la recita di domani, stilare l'ordine del giorno. Poi adesso il nostro illustre collega qui ci porterà la notizia che ci sarà un pubblico eccezionale, vero? Oh, ma è successo? Senti, tu non solo quando suggerisci, ma anche quando mi spigli. Sei cane, che stai... Commentato, ho sentito adesso la radio e hanno sparato a Togliattico. Tre pallottole, la rivoluzione, la polizia spara. Vado a sentire e poi riferisco, eh? Disgraziato. E noi qui... a fare gli artisti, mentre fuori c'è gente che muore. Lei voleva avere una sensazione olfattiva, vero? Vada ora ad annusare l'odore acre della polvere pirica, della polvere da sparo. E fra qualche giorno lo stesso odore le dirà che alla sagra del paese, sì, c'è stata una festa con i fuochi d'artificio, perché gli odori a volte hanno dei significati diversi, addirittura contrastanti. Ma anche tutto ciò passerà. L'odore svanirà e resterà solo un ricordo, impresso nel fondo della retina per chi avrà avuto la possibilità di vedere. Si può dire che l'odore non ha la stessa oggettività dell'immagine. Un'immagine tragica, con o senza odore, rimanda sempre all'idea della morte, del dolore. Mentre l'odore, l'ha detto lei, assume significati diversi a seconda delle circostanze, proprio come gli attori. Quindi che cosa se ne deve dedurre? Che gli attori sono come gli odori? Non l'ho detto io. Ma l'ha pensato. E l'ha pensato pure che gente come noi, che sì, che dice delle bugie per mestiere, per professione, non sa distinguere un odore vero da un odore falso. Quando in scena c'è uno sparo, non si sente l'odore della polvere, non si sente l'odore del sangue. Ma non lo stare a sentire. Sì, è vero, noi fingiamo, ma per insegnare qualcosa a qualcuno. E se puzziamo, puzziamo per la passione che mettiamo nel fare le cose. Mandalo via, non lo voglio più vedere. L'odore delle carogne è l'odore di ciò che resta, di ciò che non è più, ormai putrefatto. C'è la guerra civile. A Roma una folla enorme si sta dirigendo verso Palazzo Chigi.
A Piazza Colonna, in galleria, hanno eretto le barricate. Nelle altre città, i lavoratori, maniche di camicia, male in arnese e mal vestiti, sono scesi in sciopero. La polizia, altrettanto male in arnese e altrettanto mal vestita, con gli idranti e gli sfollagenti, tenta di disperdere la folla. Ma l'acqua dà maggior vigore ai manifestanti. La radio ha dato ora la notizia che Bartali ha vinto un tappone di montagna al Giro di Francia e ha conquistato la maglia gialla. I manifestanti, la polizia, subito divenuti sportivi, inneggiano al campione italiano, si abbracciano. Pensi bene quanti tipi di odore, l'odore della polvere pirica, dei colpi di pistola, l'odore dei fuochi d'artificio e quello del sudore dei manifestanti e quello di Bartali, odori uguali, ci sono stanze diverse, ma nessun odore è inutile, esprime un fatto, una sensazione. La vita dell'uomo è segnata dagli odori. L'odore della pelle mentre si fa l'amore, l'odore del cibo, l'odore delle strade. Diverso a seconda dell'ora. Conosce Flaubert? Ce lo sai o ce lo sai? Gustave Flaubert diceva che il matrimonio è di giorno l'unione di cattivi umori e di notte l'unione di cattivi odori. Quindi anche se lei mi sta facendo il cascamorto da quando è arrivato, sappia che noi siamo di umori diversi, siamo di odori diversi. L'olfatto è fallace. Gli odori, i rumori, i sapori sono sensazioni momentanee e fugaci. È un paradosso, ma è vero. L'unica realtà è quella che vive nella nostra memoria. Se non mi dimenticherete, l'idea di uno sconosciuto che entrando attraverso una porta mette in crisi le vostre certezze non svanirà facilmente. Incredibile. In paese la gente che correva calcandosi ha travolto il carro dell'ambulante, calpestando tutta la merce. Adesso la piazza davanti al teatro è tutta coperta di olive, noccioline, panini, cusaglie. Il venditore si aggira disperato, con un bidone vuoto tra le braccia. Si dispera, piange, cerca di recuperare quanto è possibile, perché domani c'è il mercato a Portocchi. E nell'aria gli stagna una nauseabonda puzza di mozzarelle andate a male. Bene. Nonostante tutto, noi stasera recitiamo, anche se non ci sarà nessuno. Ubriachiamoci dell'odore del vuoto, che sovrasta tutti gli altri odori. E se qualcuno, stanco di odorare tanta puzza, vorrà venire a respirare un po' di odore pulito di un teatro vuoto, che per noi è odore di vita, venga pure. E vedrà che il teatro parla di ieri solo per il domani. Parla di violenza, di morte, senza ammazzare. Parla d'amore solo per amare. Parla di vita soltanto per vivere. Un certo anno prima della guerra, su un muro all'altezza di Ponte Garibaldi si poteva leggere: Trastevere, Trastevere, brilli di vera luce, perché la Madonna e il Duce vegliano su di te. Il giorno dopo, una mano anonima aggiunse: Stanchi di tanta luce, volemmo starlo scuro. Andatevela pia in culo, Duce, fascismo e re. Dopo la guerra Roma era piena di militari, politici, organizzazioni umanitarie. Tutti litigavano per aiutarci, ma naturalmente non succedeva nulla. E allora un erede di Pasquino scrisse: Andatevene tutti, lasciateci piagne da soli. Vivere! Senza malinconia. Vivere! Senza più gelosia. Vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Senza malinconia.
senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore. Cogliere il più bel fiore, goderla di vita, far tacere il cuore. Ridere, sempre così giocondo. Al piano il maestro Mario Borignani.